È il momento di dare il ben arrivato al ministro del lavoro Giuliano Poletti. Buonasera. Buonasera. Benvenuto di martedì, prego s'accomodi. Le saranno fischiate le orecchie per tutta la puntata, sa, l'opposizione è andata giù dura con le scelte del governo. Hanno governato 20 anni, hanno fatto disastri inenarrabili e adesso vengono a raccontare noi che la responsabilità è la nostra. Adesso ognuno si prende il suo pezzo e poi vediamo l'effetto che fa. Adesso ripercorriamo tutto quello che abbiamo detto durante la trasmissione e soprattutto ci sono molte persone che aspettano di sapere da lei come funzioneranno essenzialmente le pensioni. Grado per grado facciamo tutto il percorso. Cominciamo dall'indennizzo. Chi lo otterrà? Ce lo spiega Emilia Audino. Ad agosto i pensionati colpiti dal blocco si vedranno arrivare, insieme alla pensione, anche il cosiddetto bonus Poletti. Tutti contenti, quindi? Non proprio. Perché chi riceverà il rimborso avrà indietro solo una parte degli arretrati, tra il 5 e il 22%. Ma facciamo qualche esempio. Il signor Giuseppe, che prende 1.700 euro lordi di pensione, otterrà meno di 800 euro, che al netto delle tasse sono 600, rispetto ai circa 4.200 di un risarcimento pieno. Non andrà meglio alla signora Maria, che con una pensione da 2.200 euro dovrà accontentarsi di poco più di 515 euro, 400 tolte le tasse, invece degli oltre 5.300 dovuti. Mentre il signor Roberto, che riceve un assegno da 2.700 euro, arriveranno appena 315 euro, 250 netti. Gliene spetterebbero più di 6.300. Chi non si dovrà preoccupare delle tasse, perché indietro non avrà nulla, sono gli esclusi dal bonus. Sopra quota 2.890 euro lordi, nessun indennizzo. E quel che è stato, è stato. Allora, Ministro, intanto si è fatta molta ironia sul fatto che Matteo Renzi abbia chiamato il bonus Poletti. Dice, beh, se erano davvero soldi da dare lo chiamava bonus Renzi, invece bonus Poletti perché sotto c'è la fregatura. No, è che è un mio amico, quindi mi vuole bene e mi ha fatto pubblicità. Allora, i numeri. Su 18 miliardi ne restituirete poco più di 2. Era davvero l'unica scelta possibile? Beh, intanto non sono solo poco più di 2 perché ogni anno, andando avanti, ci saranno 500 milioni l'anno per pagare il fatto che c'è una, posso dire, riconoscimento annuale che va avanti nel tempo. E quindi, perché l'indennizzo aumenta il monte su cui si calcola il prossimo indennizzo. Prossimo, e quindi ci sono 500 milioni l'anno in più. E questo è un primo dato sul piano dei numeri. Poi il dato di fatto è che noi dovevamo tenere insieme doverosamente la sentenza della Corte e quindi una richiesta che in qualche misura era definita dalla stessa sentenza e lo stato dei conti pubblici, la finanza pubblica, e quindi questo è quello che potevamo utilizzare in questo momento e abbiamo deciso di usarlo nei termini detti. Sa cos'è? Ne parlavamo anche con il Ministro dell'Economia. Non rimborsare dal 5 al 22% del dovuto fondamentalmente è una scelta sì dettata da esigenze di cassa, però quando c'erano da tirare fuori ad esempio gli 80 euro, i soldi si sono trovati. Perché stavolta non c'è quello scatto di volontà politica per trovare più soldi? O ad esempio, rimpiange di aver dato gli 80 euro? No, non rimpiango assolutamente di aver dato gli 80 euro, perché gli 80 euro erano un atto che era di equità da un lato e dall'altro lato figlio della volontà di spingere la ripartenza dell'economia italiana e quindi dei consumi. Oggi siamo in una condizione economica diversa, abbiamo una disponibilità di risorse che è quella che abbiamo dichiarato, non abbiamo fatto dei giochetti perché avremmo potuto dire ma siccome dobbiamo fare dei conti complicati e poi fra 15 giorni ci sono le elezioni, meglio che facciamo finta di niente e poi vediamo dopo quel che succede. Però il modo non di credo dirlo... non credo che si debba fare in questo modo, io credo che si debba dire agli italiani, guardate, questa è la condizione, questa è la possibilità, questa è la responsabilità di una scelta che noi ci prendiamo. E la responsabilità quando uno se la prende è sempre un passo in avanti, no? Lei dice non abbiamo fatto giochetti, una cosa è sembrata un po' un giochetto, c'è stata la conferenza stampa, Renzi ha detto li ridaremo a quelli che hanno 3.200 euro di pensione, poi si è scoperto che era la cifra lorda, in realtà sono 2.890 e in più non sono 500 euro ma lordo, sono qualcosa... Ha suonato un po' come una cosa che dice io butto là un numero. Quante persone le prenderanno alla fine? 3 milioni e 7? Esattamente. 3 milioni e 7. Questo è il numero. Di media abbiamo visto più o meno quanto si prende. Non teme l'aspetto legale, il fatto che chi non ha avuto oppure ha avuto meno di quello che si aspettava possa andare dall'avvocato o possa ancora più fare una class action, richiedere il denaro e quello vi metterebbe nei guai di nuovo probabilmente. Ma io considero che se una persona considera
di avere un diritto che è stato leso, è del tutto giusto che si rivolga a un magistrato, un tribunale, in questo caso di nuovo alla Corte, perché è un tema di costituzionalità. Io ritengo che l'atto che abbiamo compiuto sia pienamente coerente con le indicazioni che sono venute dalla Corte. Peraltro noi abbiamo corretto anche in termini di equità questa scelta, perché se avessimo fatto un intervento puramente lineare avremmo dato di più a quelli che hanno la pensione più alta e di meno a quelli che hanno la pensione più bassa, per un tema banale di percentualizzazione. Noi abbiamo anche corretto questo dato, che è uno degli elementi che la Corte ci chiedeva. Quindi io sono convinto che abbiamo fatto le cose corrette rispetto a quello che la Corte ci chiede. È del tutto legittimo che i cittadini, se non reputano che le cose stiano così, decidano di adire, diciamo così, agli strumenti che li difendono. Ora parleremo anche del sistema complessivo delle pensioni. Quella cifra, 2.890, e quelli che sotto la quale prenderanno qualche indennizzo, dal suo punto di vista è la cifra oltre la quale si diventa dei ricchi pensionati? No, è una cifra che è figlia di una condizione. Siccome c'è un meccanismo, che è quello che oggi è attualmente utilizzato anche dalla stessa legge in vigore, che valuta la rivalutazione in ordine ad un moltiplicatore, il minimo per due volte, tre volte, quattro volte, quindi è un metro per misurare, non c'entra niente né il ricco né il povero. Non sono ricchi, diciamo. No. Senta, probabilmente le notizie più attese di oggi sono quelle sulla cosiddetta flessibilità in uscita alle pensioni. Facciamo il punto, ci spiega di che stiamo parlando tra contributivo e retributivo, Raquel Alvarez. Oggi servono 270 miliardi di euro l'anno per pagare le pensioni di 18 milioni di italiani. Dietro ognuna c'è un calcolo diverso. Antonella e Laura sono sorelle. Sono nate a inizio anni 50 e hanno una differenza di età di un anno. Antonella, da dipendente pubblica, è andata in pensione a 39 anni. Era il 92. Allora una madre con 14 anni, 6 mesi e un giorno di contributi poteva farlo. Sua sorella Laura, da commessa in un supermercato, andrà in pensione a 65 anni e 7 mesi. Ma c'è di più. Due pensionati su tre ricevono ancora l'assegno previdenziale sulla base del vecchio sistema retributivo. Ora che di riforma in riforma il sistema è diventato il contributivo, la pensione si calcolerà su tutti i contributi versati e sarà molto meno generosa. Per chi va in pensione oggi, i due sistemi si combinano. Per capirci, la nostra Laura, con 18 anni di contributi versati al 1995, da uno stipendio di 1.500 euro passerà a una pensione di 1.300 euro. A Laura, se come qualcuno teme venisse ricalcolata la pensione tutta con il contributivo, toccherebbero poco più di 1.000 euro. E chi ha versato pochi contributi? Il signor Mario ha una pensione sociale, 448 euro al mese, non molto. Col sistema tutto contributivo, Pietro, il figlio di Mario, che finalmente è stato assunto a 1.000 euro netti al mese, se arriverà ai 35 anni di contributi avrà solo 100 euro al mese in più della pensione sociale di suo padre. Allora, leviamoci subito il dubbio, è possibile che i diritti acquisiti vengano ricalcolati, cioè che si passi dalla pensione che uno recepisce sempre quotidianamente, ogni mese, e venga ricalcolata tutta col metodo contributivo, è possibile? Io direi che non è ragionevole, anche perché se oggi volessimo applicare una regola come questa noi dovremmo intervenire su tutte le pensioni o su una grandissima parte delle pensioni, perché anche le pensioni più basse hanno un problema di relazione tra quanti contributi hanno versato. Pensiamo a categorie che nell'arco della loro vita hanno potuto versare molto poco. Se applicassimo questo metodo dovremmo intervenire su tutte quante. Quindi io non credo che ci possa essere un meccanismo meccanico. Lei ha detto non è ragionevole, non ha detto non è possibile. Ma in termini di possibilità, in teoria è possibile qualsiasi cosa. Io direi che non è sensato, non è logico, non ha una ragione d'essere, perché vorrebbe dire intervenire su praticamente tutte le pensioni, anche le pensioni più basse. Pensi poi all'effetto nelle sicurezze delle persone, no? Che si vedono cambiare l'importo della proposta. Ma infatti questa è una delle problematiche che abbiamo quando interveniamo sul tema della previdenza. La previdenza bisogna toccarla meno che si può e solo per le cose che sono indispensabili, perché è un elemento di sicurezza dei cittadini. Ci spiega, Ministro, come funzionerebbe la flessibilità in uscita? A me mancano 8 anni, 3 anni per andare in pensione, invece esco prima e prendo quanto di meno? Oggi questa è una risposta che non siamo in grado di dare, perché
c'è da fare una discussione che riguarda una serie di elementi, compreso un rapporto che noi dobbiamo avere con l'Europa, perché le pensioni sono una parte essenziale della spesa della nostra comunità, della nostra collettività. Noi abbiamo degli impegni rispetto alla tenuta di lungo periodo delle finanze pubbliche italiane, quindi se interveniamo su un elemento importante come la previdenza dobbiamo farlo in un contesto di consenso. Allora, facciamo un esempio. Se voi fate una uscita flessibile molto favorevole, se ne vanno molte persone, abbiamo un'ondata di prepensionamenti che non possiamo tollerare, immagino, no? E là interverrebbe subito anche l'Europa a dire: ma siete pazzi. Se però non è conveniente, uno perché dovrebbe approfittarne della flessibilità? Ma io credo che ci sia una condizione diversa tra molti cittadini, perché io considero questo, per cominciare, un dato di libertà e di responsabilità. Se si produce una condizione per cui un cittadino può valutare se uscire o non uscire, a quel punto farà i propri conti, valuterà le sue condizioni personali, i bisogni della sua famiglia, il suo interesse a rimanere su quel posto di lavoro. Potrà decidere. Oggi non può decidere niente, perché qualsiasi sia la sua condizione deve star lì fino a quella data. Beh, io considero che questo sia una cosa sbagliata, perché noi abbiamo bisogno anche di far muovere il mercato del lavoro, abbiamo bisogno di far entrare i giovani che sono rimasti fuori perché non hanno questa possibilità. Allora, offrire una libertà, offrire un'opportunità, io credo che sia giusto. Però si è lavorato tanto per convincere le persone che bisognava rimanere a lavorare fino ai 66 anni perché lo imponevano l'equilibrio dei conti. Adesso torniamo indietro. Ma io credo che bisogna trovare un punto di equilibrio. Probabilmente quando si è fatta quella scelta un pochino più di flessibilità sarebbe stata ragionevole. Non è stata usata in quel momento. Io credo che oggi, nella condizione data del bilancio dello Stato italiano, dell'economia italiana, del bisogno di mandare questi giovani a lavorare, ci mette nella condizione di valutare un'opzione che io credo sarebbe stata giusta anche in quel momento, ma poiché non è stata fatta allora, bisogna farla adesso. I Manigni dicono che in questo modo, con la flessibilità, risolvereste il problema degli esodati, perché gli date di meno e li lasciate a casa. Questo non è il tema, perché intanto 170.000 esodati sono già stati coperti con le leggi che abbiamo fatto, e questo vuol dire anche 11 miliardi investiti e impegnati giustamente a tutela di questi cittadini. Oggi il problema vero è che noi abbiamo una massa molto larga di persone che sono in questa potenzialità, hanno questa condizione. Cioè, che potrebbero uscire. Sì, abbiamo anche le stesse aziende che ci dicono: noi avremmo bisogno di produrre ricambio, faremo entrare giovani e dichiarano anche che sarebbero disponibili a sostenere una parte del costo. Questa è un'altra delle cose che lavoreremo. Secondo lei, a naso, questo intervento delle pensioni quando verrà fatto? A prescindere da quale intervento sarà? No, io direi che dentro la legge di stabilità di quest'anno è previsto questo intervento. Quindi entro quest'anno cambiano le pensioni. Da questo punto di vista, su questo elemento, cioè quello della flessibilità in uscita, questo è un tema che lo stesso Presidente del Consiglio ha già ripetutamente ribadito, ma credo questo sarà un tema dopo che l'estate. Ci sono le nuove pensioni flessibili, non dentro, durante l'estate, no, dentro, dopo l'estate, dentro la legge di stabilità, perché abbiamo bisogno di valutare i costi di questa operazione. E più o meno quanto può costare? Quanto può costare è figlio molto delle priorità che decideremo, perché noi dobbiamo sapere che questo Paese ha bisogno anche di altre risposte. Ne cito una: la lotta alla povertà. Quindi dovremo decidere insieme dove mettiamo le risorse che abbiamo. Allora, diciamo, a agosto il bonus e tra settembre, ottobre e novembre il nuovo sistema pensionistico. Quello che dà fastidio nelle pensioni sono i privilegi e le ingiustizie. E Gilda Verì. Ci sono tagli e tagli. Quelli agli assegni dei pensionati che non hanno avuto l'adeguamento all'inflazione, pari anche al 90%, e quelli ai vitalizi dei politici, molto più morbidi. Lei è stato consigliere regionale per 10 anni e prende un vitalizio di circa 5.000 euro. 4.030. Dopo le decurtazioni che ci sono state, 4.041. Questo signore si chiama Potito Salatto, consigliere della Regione Lazio dal 1985 al 1995. Da 20 anni percepisce questo vitalizio e da un po' di tempo anche quello dal Parlamento europeo. Arrivo a 5.004. Lei si sente ricco? No, ricco no. Un politico non è che ruba. Ha delle responsabilità, è un'attività a rischio, più di altre. Facendo un conto approssimativo, in questi 20 anni lei ha percepito quasi 1 milione di euro. Sì.
in 10 anni di contributi non può aver versato una cifra equivalente, sì, quindi d'accordo. C'è un problema. Sono d'accordo, ma così era la legge, tra l'altro non l'ho fatta, io l'ho trovata. E tu non puoi improvvisamente dire non vale più, per cui io ti tolgo tutto. Che ragionamento è? Oltre 300 ex consiglieri regionali hanno fatto ricorso appellandosi a quella che è la madre di tutti i pretesti per mantenere quello che ritengono un diritto acquisito. Si cerca cioè di far passare come incostituzionale questo taglio. C'è una questione morale. Moralmente sono d'accordo, però giuridicamente così è. Giusto un Papa come Francesco potrebbe rimproverarmi, ma non gli altri. Il problema dell'Italia è quello che bisogna smantellare un sistema pensionistico previdenziale che è assolutamente iniquo. Le categorie più forti si sono fatte le regole, no, a discapito proprio, a discapito delle categorie più deboli. E bisogna tenere presente che siccome moltissimi sono andati in pensione giovanissimi e la vita si sta allungando, e poi c'è la reversibilità, questi trattamenti sono destinati a permanere ancora per decine di anni. Allora, quando verrà ridisegnata la nuova previdenza, quindi entro l'anno, chi deve temere? Abbiamo visto dei casi disparati di trattamenti in cui uno versa 5 e ottiene 10, no? Il caso più lampante è quello dei politici, ora ne parleremo, quelli che hanno fatto magari pochi giorni di mandato elettorale e poi invece sono stati mantenuti con vitalizi a lungo. Allora, dalla nuova previdenza chi deve temere? Ma io non credo che in partenza debba temere nessuno, perché vale il ragionamento che abbiamo appena fatto, e cioè che noi non dobbiamo destabilizzare il sistema. Noi non possiamo pensare che siccome 20 anni fa o 30 anni fa sono state fatte delle scelte sbagliate, e sono state fatte, e ci sarebbe anche da chiedersi e da chiedere dove erano quelli che oggi protestano quando abbiamo deciso di far andare in pensione la gente a 40 anni e adesso si meravigliano e dicono bisogna andare a recuperare. No, guarda che bisognerebbe evitare di fare gli errori, non andare a recuperare 30 anni pensa dopo. Pensa a Maroni, ad esempio. Ah, Maroni, ma chiunque altro. Io, siccome pare sempre che i problemi siano come i funghi, spuntano di notte e la mattina dopo non si sa come mai li hai lì. Ma i problemi non sono fatti così. I problemi c'è qualcuno che in qualche modo li provoca se prende delle decisioni sbagliate. Allora, io credo che noi dobbiamo fare un ragionamento serio, rigoroso, che guarda al fatto di avere un paese che ha un'equità di fondo. Io sono convinto che, ad esempio, questo tema dei politici, della politica, in qualche modo vada risolto, perché non possiamo continuare a discutere del fatto che i cittadini... Ma che si fa? Quelli sono vitalizi ormai assegnati, sono diritti acquisiti, possono essere sgradevoli, però sono diritti acquisiti. Bisognerebbe cominciare a chiedersi fin dove sono diritti acquisiti e dove sono privilegi ingiustificati, perché c'è un sacco di roba che non è un diritto acquisito, è un privilegio, e se è un privilegio io credo che sia ragionevolmente legittimo metterci le mani con la misura giusta, senza voler penalizzare inopportunamente o in maniera esagerata per punire qualcuno in quanto tale, ma il problema di mettere a posto le cose... In un clima di maggiore equità del paese. Credo che l'equità sia un obiettivo che va perseguito. Parliamo delle pensioni alte. Il presidente dell'INPS Boeri dice è il momento di tagliare gli assegni più alti, un contributo di solidarietà. Cosa intende lei per assegni più alti? Non lo dico, mi rifiuto. Si rifiuta di rispondere? Sì, assolutamente. Ogni cosa che possa essere usata contro di me. Assolutamente, perché... Ognuno ha il suo metro. Allora, un ministro della Repubblica non può mettersi a fare dichiarazioni a sentimento. Dovremmo valutare tutti gli elementi che abbiamo. Ma quando è che lei vede uno che va in cassa della pensione e dice mannaggia, guarda questo? No, io mannaggia nessuno. Nessuno. Ho la fortuna di non essere invidioso. Però le pensioni d'oro esistono, lei quale ritiene essere una pensione d'oro? Ci sono pensioni che sono relativamente o molto alte, sono figlie di una legislazione che c'era e quindi fino a quando non si decide di mettere mano a questa situazione sono del tutto legittime. Quindi io possono oggi essere non mi d'oro metto a fare... ma legittime. Sì, ma le pensioni minime, anche quelle molto basse, vivono di contributi non dati, purtroppo sono tantissime, e forse è anche quello uno dei pesi maggiori della nostra previdenza. Su quelle che intendete fare? Ma io credo che su queste noi non abbiamo nessuna ragione di intervenire, perché stiamo parlando comunque di pensioni che 9 volte su 10 sono figlie di condizioni di persone che vivevano
già con grandi difficoltà, perché parliamo di persone che hanno fatto le casalinghe piuttosto che altre situazioni, parliamo di pensioni sociali, parliamo di settori come l'agricoltura o altri settori dove veramente era difficile immaginare in quegli anni una contribuzione significativamente più alta. Quindi non possiamo, quello è un peso di cui bisogna farsi carico, no, non ne parliamo più, dimentichiamo. Io credo che una società che ha una sua idea di giustizia e di equità non possa non trattare anche queste situazioni equamente. Ministro, ci aiuti a risolvere il giallo del lavoro. Allora, il cartello, non mi ricordo che numero è, ma il cartello sul lavoro, le faccio vedere. Allora, il Job Act crea o no posti di lavoro? Perché il punto è che, è vero, ci sono 210.000 il saldo tra contratti avviati e cessati nei primi 4 mesi del 2015, però sono pochi rispetto all'anno prima, 6.500, che sempre sono buoni, però insomma sostanzialmente nelle grandi cifre è uguale il saldo. 48.000 sono i contratti a tempo indeterminato, questo sì, però dicono i critici, guardate, sono indeterminato, però non c'è più l'articolo 18 per gran parte di questi, quindi uno può essere mandato via, quindi indeterminato per modo di dire. E ad aprile il tasso di disoccupazione è salito. Allora, il Job Act crea lavoro o no? Nessuna legge di per sé crea lavoro. Il Job Act fa una cosa che si vede molto chiaramente. Spinge in direzione di avere contratti più stabili. Ormai da gennaio, da 4 mesi, tutti i mesi abbiamo un numero rilevante di contratti a tempo indeterminato. Perché ci sono gli sgravi, no? Perché ci sono gli sgravi, cioè, anche perché sono le normative, gli sgravi per bisognerebbe dei contratti. Bisognerebbe guardare la differenza tra gennaio, febbraio, marzo e aprile e si cominciano a vedere delle differenze. Ma al di là di questo, io credo che nel tempo si vedrà questo dato. Però c'è una cosa che veramente io credo vada considerata. Fino a 3 mesi fa la precarietà era un dramma nazionale. Giustamente. Adesso ci sono centinaia di migliaia, basta guardare i dati, di contratti che erano precari, cococò, cocopro e tutto il resto, che sono diventati contratti a tempo indeterminato. Adesso questo non fa nessun effetto. Io credo che faccia un grande effetto e dico a quelli che dicono che non conta niente, se tu fossi uno di quelli lì, se tu fossi uno di quei ragazzi che io ho incontrato, l'altro giorno peraltro ho incontrato una signora di 58 anni che gli hanno stabilizzato il contratto e quindi mi ha detto: guardi ministro, non ci avrei mai più sperato perché ho 58 anni. Ma secondo lei durerà oltre i 3 anni di sgravi fiscali? Ma assolutamente sì, per una ragione banale. Noi abbiamo bloccato e vietato i contratti a progetto. Abbiamo ridotto il costo del lavoro stabile, perché noi parliamo sempre degli incentivi alle assunzioni, ma dovremmo ricordarci che noi abbiamo tolto dalla base imponibile dell'IRA il costo del lavoro a tempo indeterminato. Se cancellassimo l'incentivo, il costo del lavoro a tempo indeterminato costerebbe comunque di meno degli altri contratti, per la prima volta nella storia d'Italia. Quindi nel contesto è conveniente. Sì, ma deve diventare normale. Questo Paese deve mettersi nella testa che assumere una persona a tempo indeterminato è un fatto normale, perché non provoca chissà quale dramma e rende la vita di quella persona e delle imprese migliore e più produttiva. Senta, Ministro, la ringrazio perché siamo arrivati alla fine della nostra intervista. Ma quando Renzi ha detto sindacato unico, voleva dire unitario, vero? Unico è proprio brutto, il sindacato unico c'è nelle dittature. No, il sindacato unico c'è anche da qualche altra parte, ma non è questo il tema. Il problema, però lui voleva dire unitario, probabilmente. Il problema, cosa voleva dire Renzi? Bisognerebbe chiederlo all'interessato. Io ho un'opinione molto chiara. Noi abbiamo un sistema di rappresentanza dei lavoratori, quindi dei sindacati, ma anche delle imprese, che è figlio della storia. Sarà un caso che da noi gli artigiani hanno 3 associazioni, i cooperatori 3? C'erano quelli di sinistra, i cattolici di centro e i laici. Sono passati 150 anni, sarà ora di ragionare se questa roba ci serve ancora così o no. E dire che è bene pensarci vuol dire ledere l'autonomia? No, vuol dire invitare tutti a pensare che il mondo è cambiato, che il tempo cambia, c'è un problema per la politica, ma c'è un problema per tutta la società. Io penso che ognuno deve fare il proprio pezzo, insomma. La propria grazie parte. Ministro, in bocca al lupo per tutto e buon lavoro. Arrivederci, grazie.